Sei lavoratori licenziati alle piscine Fedi di Pistoia e alle ginestre di Marisca, entrambe di proprietà della provincia di Pistoia. Insorge la CGIL che denuncia come l'assenza di clausole sociali nei bandi pubblici privi i lavoratori dei loro diritti e produca questi effetti con pesanti ricadute sui livelli occupazionali e sulla qualità del servizio. La situazione è drammatica perché si perdono 6 posti di lavoro, persone dotate di alta professionalità che riescono a dare un servizio alla collettività, perché comunque si parla di impianti pubblici, che appunto dal 5 di ottobre e da pochi giorni insomma sono a casa, e quindi con tutto ciò che ne consegue anche in termini di peso sulla collettività e sullo stato sociale, perché comunque ammortizzatori sociali, disoccupazione eccetera eccetera. Quindi una situazione abbastanza drammatica. Noi da tempo stiamo seguendo questa realtà, come si segue tutte le realtà di questo tipo. La provincia non ha voluto ascoltarci finora. Ora si è aperto uno spiraglio che pensiamo possa essere risolutivo rispetto a questa vertenza, e quindi la conferenza stampa serve anche per sollecitare la provincia a prendere quelle decisioni che anche in altri anni sono state prese, che è appunto la decisione di garantire i livelli occupazionali. E vorremmo che venisse affrontata con uno spirito risolutivo, no? Cioè queste clausole sociali che sono la garanzia per tutti, non solo per i lavoratori ma anche per l'ente pubblico, di non trovarsi a ogni bando a dover discutere, a dover pagare, a dover mettere in discussione tutte le questioni che sono state fatte, no? Si arrivi a una soluzione che una volta fatti questi bandi ci sia la clausola sociale in modo tale che siamo tutti a posto.